Per il butto di una pasta sugo. Ci mettiamo pure delle carote per renderla più L'ho divertente. fritto con cipolla, quel che hai, io ho solo uno scalogno e me lo devo far bastare. Anche la carota a pezzetti, non metterne troppa perché poi sennò ti rompe il cazzo. Fai insaporire per 1 minuto, poi aggiungi la passata. Recupera pure tutto il resto, metti un po' d'acqua, fai così. E riversi tutto. Non dico che debba diventare trasparente, ma quasi. Aggiungiamo un altro bicchiere d'acqua, poi un po' di sale, fai andare per mezz'ora. Se vuoi, metti la solita punta di zucchero, di carbonato per togliere l'acidità del pomodoro, bisogna sempre dirlo, sennò poi qualcuno commenta così per altre 30 volte. Ah, che bellezza! Diventa bello denso piano piano. Ultimi 2 minuti della pasta, li facciamo nel sugo e bagniamo con l'acqua. Se hai la fortuna di avere il basilico bene, altrimenti io ho il culo di avere della ricotta salata. E pronti! Ancora non mangiamo mai, ma è proprio buona. Cibo degli dèi. Vivo nell'unico posto in Italia dove i pomodorini ad agosto sanno di sangue di xeromorfo, ma ogni anno me lo dimentico e ogni anno faccio il mezzo sugo, bestemmiando fortissimo. Mamma mia, quanto è acido. Acqua a bollire che tanto si fa presto, olio e aglio intero che poi lo togliamo. Inclini la padella, fai aromatizzare bene l'olio, appena l'aglio è colorato lo butti via. Grazie per aver partecipato, ciao. Tac. Cottura minima di 4-5 minuti, niente sale. Fiamma bella sostenuta, 3 minuti esatti e spengo. Deve aver lasciato un pochino di liquido, ma devono essere ancora interi. Ora il sale. Ora, perché sennò avrebbe lasciato troppo liquido subito. E basilico. Fiamma altissima, concludiamo qui la pasta in un paio di minuti. Girando, saltando in base alle tue capacità. Ora puoi mettere un filo d'olio e mangiare, filo d'olio al peperoncino e mangiare, oppure stracciatella, ricotta, il limite è il cielo. Qui pepe e ricotta salata. Pronti, non so il sangue xeromorfo, buono. Ma facciamocela una pasta al sugo, va. Poco olio, cipolla bianca e rossa, perché sennò entrambe andavano buttate a breve. La cipolla è colorata, aggiungiamo i pelati con tutta la sua acquetta. Rompiamo tutto usando la schiumarola, che è più facile. Solida punta di bicarbonato per togliere l'acidità del pomodoro. Sì, lo so, tu metti lo zucchero, non serve un cazzo però. Siccome ce l'ho aperto, ci aggiungo anche un pochino di concentrato di pomodoro. Male non fa. Al massimo non serve un cazzo. Facciamo andare finché arriva la pasta. Spaghettoni, così ce li leviamo dai coglioni, visto che hanno 16 minuti di cottura. Sta cominciando a diventare bellissimo. Tac, negli ultimi 30 secondi. Un po' di parmigiano e pronti. Scarpetta col dito, pare finito di nuovo. Tutorial brutto dei pici al sugo con cipolle caramellate. Prepariamoci a piangere. Sono molto provata. Fai soffriggere le cipolle per 5 minuti nel burro, acqua e un misto di zucchero di canna e zucchero semolato. Fai andare per 20 minuti, ogni tanto gira, se evapora l'acqua aggiungine. Ogni tanto apri e gira. Scoperchiamo, facciamo andare altri 40 minuti aggiungendo acqua. Usiamo anche una fiamma molto bassa. Verso la fine fai evaporare tutto il liquido. Togli le cipolle, fai la scarpetta e poi lava un po' la padella. Fai sudare il guanciale finché diventa croccante, togli il guanciale e aggiungi una spada. Facciamo un sugo veloce da un quarto d'ora. Il sugo salalo bene, che sono già le cipolle che sono dolci. Anche un po' di peperoncino che ci sta bene. Concludiamo la cottura. Nell'ultimo minuto metti il guanciale e le cipolle. Eccola qua. E pronti! Il sugo è spaziale. Sugo al pomodoro, vergognoso, perché useremo questo. Doppio concentrato di pomidoro. Scarti, gli 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 scarti di pomodoro, ma mi piace. Lei cosa ne pensa del sugo di pomodoro fatto col concentrato? Come dici? No comment? Pochissimo olio e aglio. Appena soffrigge bene la passata. L'idea è di fare di un sugo molto denso, quindi 200 grammi per 180 grammi di pasta. Concentrato, io ne metto 50 grammi, ma il limite è il cielo. Mescoli tutto, poi aggiungi il condimento che vuoi. Nel mio caso le olive. Puoi mettere le acciughe, puoi mettere i capperi. Un pizzico di bicarbonato per togliere l'acidità. E spaghetti in acqua. Facciamo andare finché arriva la pasta, che togliamo 3 minuti prima del tempo indicato sulla confezione. Se occorre, un pochino d'acqua. Tutto questo sugo deve essere assorbito dagli spaghetti. Fiamma bassa, giri, ovviamente. Se gli manca tanto tempo aggiungi ancora un po' d'acqua. Pioggia di origano. Direi che ci siamo. Aggiungiamo un po' d'olio al peperoncino. Poco perché mena un bordello. 2 foglie di basilico per fare i fighi. E pronti. Vabbè, si può mettere sempre pasta al sugo però. Cioè si può però.
È probabile che questi pomodorini sapranno di acqua sporca, ma c'è il sole, quindi per me è estate, e quindi pasta al sugo con l'ingrediente segreto che è la feta. Pomodorini tagliati a pezzi, scarto solo le teste perché questi si sciolgono poco nel sugo. Poco olio e aglio, un minuto dopo pomodorini, il sale, che adesso si fa andare finché diventerà una bella salsa. Minimo 20 minuti, ma più va e più è buono. Metto il basilico sia durante la cottura che alla fine. Feta che dobbiamo sciacquare bene sotto l'acqua fredda, così togliamo l'acqua e sale in cui è conservata, poi la tagliamo a metà perché metà la mettiamo nel sugo e metà sui piatti. Abbiamo tutto il tempo del mondo per scegliere la pasta con cui oggi siamo più in empatia. Io sento tantissimo di volere bene alle penne. Qui dentro facciamo cuocere la pasta per almeno un paio di minuti. Se occorre usiamo la solita acqua di cottura. A fiamma spenta aggiungiamo la feta, l'altra feta, un filo d'olio, il basilico e pronti. E come ogni febbraio torna il sole, io penso che è primavera, quindi compro fragole e pomodori per fare il sugo, quindi pasta col pomodoro. Non ci crederete mai, ma queste fragole sono spaziali! Non c'è più religione, signora mia! Tengo tutto, sia i semi che la pelle. L'unica cosa che taglio sono le teste, perché sennò non si scioglierebbero nel sugo, però me le mangio. Olio e aglio oppure cipolla. Io metto poco olio perché preferisco metterlo a crudo. Andiamo con i pomodori, il sale, chi vuole del peperoncino, ma tutti anche il basilico. No, il basilico non dà da mano durante la cottura. E basta, tutto qui. Adesso devono cuocere almeno una ventina di minuti, anche di più. Più cuoce più è buono. È già bello denso e sono passati solo 10 minuti. Consiglio sempre una padella d'alluminio per fare il sugo di pomodoro perché viene molto più buono. No, le padelle di alluminio, se sono buone, sono trattate e quindi non sono tossiche. Lo dico per i rompicoglioni professionisti, gli altri lo sanno già. Eccolo dopo 20 minuti. Se si dovesse restringere troppo si può aggiungere un pochino d'acqua per continuare la cottura o altrimenti si spegne. Comunque 20 minuti sono sufficienti, eh. Concludiamo la cottura della pasta qua dentro, almeno un paio di minuti. Non è obbligatorio, ma male non gli fa. Bagniamo con l'acqua di cottura. La bellezza. Olio a crudo, basilico e pronti. Capolavoro. Merda, ero così abituata alla passata di pomodoro che me l'ho dimenticata. Quanto cazzo è buono il pomodoro vero. E non dimentichiamo la scarpetta. Tutorial brutto della pasta a sugo. Sì sì, un'altra, ma stavolta niente pomodori perché usiamo i pelati, questi qua. E poi c'è proprio da lamentarsi perché è sempre tempo di pasta a sugo. Per variare un po' questa volta useremo l'aglio. Quando uno è creativo. Sarò creativo anche nel scegliere la pasta perché userò tre formati diversi. Aglio colorato, quindi pelati. Recuperiamo con un po' d'acqua anche questa roba. Così. Un po' di sale e schiaccio i pelati con la schiumarola. Adesso non è che ci sia molto da fare, dobbiamo far andare il sugo diciamo una ventina di minuti per essere buono. Buono. Ogni tanto mescola e se proprio si asciugasse troppo aggiungi un pochino d'acqua. A metà cottura aggiungi anche il basilico. Se sei in ritardo con la pasta, sti cazzi, perché tanto il sugo più cuoce e più è buono. Guarda quanto è ricca d'amido quest'acqua. Concludi la cottura della pasta nel sugo. Ancora basilico e una svangalata di cacio e ricotta. Pronti!